Ciao amici del cuore, volete uno zoom sul mio bel visetto? Ma salve. Siccome non ho altre idee, faremo un video in cui mi guarderete fisso negli occhi e basta. Ma ci siete cascati, ma non è vero, non è vero. Oggi facciamo un disegno, un minuto. Mamma mia, uccidetemi se mai divento così. Terminatemi. Oggi faremo un disegno, un minuto, di animali, pucci, kawaii. Arigato gozaimasu, carinissimi e quello che diavolo vi pare, insomma. Ho chiesto su Telegram dei suggerimenti di animali che secondo voi sono carocissimi e carinissimi e io in un minuto l'uno non solo li disegnerò, ma li trasformerò anche in delle bestie di Satana. Dov'è il mio timer? Eccolo qua. Lo metto qui, un minuto. Siamo pronti, lanciamo la sigla. Pip. Un disegno, due disegni, tre disegni, basta che si fanno in un minuto con il peo zan zan. Piaciuta la sigla? Ormai le mie sigle sono così. Ho deciso che le faccio sul momento, le mie intro, capito? Il primo animale da voi suggerito è un panda rosso. Lo suggerisce Puzzoz. Grazie Puzzoz del suggerimento, noi iniziamo tra 3, 2, 1, cliccate. È partito? Sì che è partito, porca cazzo. Un panda rosso che, però io direi, no? Io come cacchio faccio a farlo rosso, no? Mica posso farlo rosso. Innanzitutto deve essere kawaii e carinissimo. Quindi, come dire, rosso non so se riuscirò a farlo rosso, ma vabbè, ci proviamo. Questo è il mio panda che è stato mutilato da molteplici combattimenti. È un pipistrello anche e ho deciso che qualcuno gli ha ficcato un'accetta sulla testa perché sì, e adesso aggiungiamo un po' di rosso perché è il sangue, ecco cos'ha questo panda rosso, è proprio il rossore, proprio è finito il tempo. Attenzione, questo è il primo animale puccissimo, pucciosissimo, kawaii, è il panda rosso, il panda della morte. Avete capito? Perché qui non c'è spazio per animali caruccissimi che vogliono bene, non su questo canale. Se volete cose carucce, divertenti e smielose, beh, andate in un canale tipo Me Contro Te. No, per carità, non fatelo, per il vostro bene. E basta. Il prossimo animale da voi suggerito è un piccolo di foca da il pipistrello di Locchi. Grazie pipistrello di Locchi del suggerimento, innanzitutto. Noi reimpostiamo il timer, siamo pronti. Da 3, 2, 1, clic. Se è un cucciolo, innanzitutto, beh, porta il ciuccio, no? Perché se no, come si fa a capire che è un cucciolo di foca, eh? E questo cucciolo di foca, in realtà, cosa c'ha di strano? Non lo so ancora. C'ha questa coda con le spine, no? Che serve per uccidere il prossimo. E infatti sono tutte insanguinate, proprio una cosa proprio zozza. E uccide i Pikachu con la sua coda. Eccoli lì, i Pikachu, che questo è un Pikachu morto, non c'è più, poverino. E qua facciamo i buchi perché è stato proprio colpito. Finito il tempo, arrestalo! E il nostro simpaticissimo, pucciosissimo cucciolo di foca lo mettiamo qui vicino all'orsetto. Hai capito? A chi tocca adesso? Isa consiglia un criceto grasso. Un criceto grasso non mi dispiace affatto perché, essendo grasso, mi fa pensare già a cose abbastanza creepy, ma anche pucce e tante cose. Avviate la 3, 2, 1, clicket. Ha un criceto grasso, perché è così grasso questo criceto, no? Grasso proprio che c'ha il bloti, no? Una parola che io ho imparato neanche troppo tempo fa, proprio grazie a Sabrina e Sasha. E questo criceto grasso che proprio è un animale triste, però ce l'ha proprio con il mondo intero. Ovviamente è strabico, come tutti i criceti grassi. E c'ha il triplo, quadruplo, quintuplo mento. Così, e questo criceto grasso è così grasso perché... Perché è così grasso? Non si sa. Fondamentalmente questo criceto grasso è così grasso perché mangia gli umani. E infatti qui facciamo un ossetto che gli esce fuori così. Molto carino, la codina che è un po' puffosa, un po' di macchioline perché è un criceto macchiato. E abbiamo finito il tempo. Mio Dio, ma è bellissimo! Voi non siete d'accordo? Non è il criceto più bello che abbiate mai visto? Io sì, assolutamente. Qualcuno mi dia un premio proprio per la creatività, per fare queste bestiole così carine e pucciose. Il prossimo animale è il procione.
che lo suggerisce Andrea Dibbe. Signor Andrea Dibbe, io adesso ti faccio contento, ti faccio un bel procione, come mai è stato fatto prima d'ora. Sei pronto? Fra 3, 2, 1, tic. Lui, ecco, lui è un panchettone proprio di quelli bestia proprio, no? E che cosa fa questo procione qui? Questo procione qui, mio procione, suona la chitarra elettrica, perché è un vero fico. E ovviamente anche lui schizza sangue dalla chitarra. a caso proprio, arrestati per carità. Il mio procione che schizza sangue dalla chitarra, bellissimo oserei dire. Lo mettiamo qui, insieme agli altri i suoi amici. Il prossimo animale suggerito è un polletto, no? Come era un vecchio simbolo di questo canale, poi mi ha stufato. Ma va bene, c'è un bel polletto, perché no? Un minuto, tra 3, 2, 1, via. Guarda quanto sono carino con gli occhietti grandi, se no gli anime li facevano con gli occhietti brutti e piccoli, no? E il mio pollo in realtà è un pollo zombie, diciamo, no? Perché è uno zombie, no? Prima è stato cotto, ben cotto, e lui è sopravvissuto in qualche modo. E c'ha ancora le zampe, però facciamogli le zampe per carità, perché... Cioè, è finito il tempo, ma giusto in tempo è finito, perché... Ce l'ho fatta benissimo, io giusto aggiungerei un po' di sangue che esce da qui, perché c'è il rosso in tutti i disegni, mettiamolo anche in questo. Un po' il simbolo di questo un disegno, un minuto. Rosso everywhere. Ma la domanda è, chi facciamo ora? C'è Sebi che suggerisce un riccio. Il riccio secondo me è fattibile, io direi, no? C'è un bel riccio, che poi col riccio già mi vengono in mente tante idee cattive, perché con le sue spine incredibilmente appuntite uccide i Pichu, perché i Pichu passano sempre in mezzo quando non devono e si trovano sempre al momento sbagliato, al posto sbagliato, e finisce che, ecco, che fanno una brutta fine. Capita a tutti, no? Prima o poi il riccio è dietro l'angolo. Dio, porca zozza, quanto sono cattivo. Arrestati. Forse qui sotto abbiamo spazio per altre tre bestie, forse. La prossima bestia, Unreal, suggerisce un bradipo. Ok, io sto pensando a quello dell'era glaciale, perché non mi viene in mente nient'altro, e quindi penso che sarò influenzato ampiamente da quello. Ma 3, 2, 1, vai. E in realtà è un demone, proprio viene dagli inferi e si diverte a distruggere le anime dei vivi. Diciamo una coda che boccia le corna, le cose, e un po' che riescono dai capezzolini, perché no? Finito! Cristo santo! Degenerato proprio con quest'ultimo. Ce ne mancano due, signori, per riempire bene la tavola, se non se ne fa niente. Tia 11 suggerisce un piccolo topolino puccioso, che dici, già abbiamo fatto un criceto grasso, un topolino puccioso, sai che ti dico, facciamolo, chi se ne frega, è partito il timer, diciamo, neanche ho detto 3, 2, 1. Da quando in qua topolino non è puccioso, semplicemente che il mio topolino c'ha i denti da vampiro e al posto delle orecchie c'ha, che cosa c'ha? C'ha tante orecchie. Tante proprio, perché sì, è un serial killer che va in giro col macete e ogni volta che squarta una persona gli fa il simbolo della pace, perché lui dice lo faccio per il benessere umano. Queste sono le fantastiche idee del Peoma, cioè qualcuno mi dia un premio, il sangue dagli occhi, perché no, fatto. Finito, piu! Bene signori miei, ce ne manca uno solo, quindi vediamo gli ultimi suggerimenti. Un pesce, lo suggerisce Lonnie. Un pesce, io dico che i pesci si possono anche fare, no? Perché non disegnare un pesce? Anche mamma me lo dice sempre. Peo, ma perché non disegni i pesci? E io dico, ma e non mi rompe, e ti ho disegnato tutti i pesci che volevi l'altro giorno. Comunque iniziamo, tra 3, 2, 1, via. Allora, il mio pesce, che ha le labrone ovviamente, perché, cioè, quale pesce non ce l'ha le labrone, dico io. E si vedono un po' i dentini qua sotto. Ha in realtà tanti occhi, ma tanti, però, perché deve guardare quello che succede in giro, e sono tutti strabici poi, nel senso che ognuno guarda quel che diavolo gli pare di occhio. Facciamo un altro qua, ma facciamolo anche qui sotto, lui è pieno di occhi che guardano dappertutto. Lui è un personaggio onisciente, lui sa e vede tutto. E facciamo un po' di le pinnette, una pinna sopra, anche altri occhi, non bastano mai gli occhi qui. E pinna dietro, nella quale c'ha tanti occhi. Cioè,
Tanti occhi ovunque per il nostro pesce. Aggiungiamo del sangue anche lui, perché no? E finisce così un'altra serie di un disegno, un minuto in the house, con tanti disegni di qualità da parte del vostro Electric. Fammi rifare sta firma che è venuta male, ok? Un disegno, un minuto, animali kawaii, carucci e pucciosissimi, che però ostentano morte da tutti i pori. Perché anch'io dico, perché no? Perché tutto deve essere magico e caruccio? È soggettivo. Per te il magico e caruccio è un cricetino con gli occhioni grandi. Per me magari il magico e caruccio è un cricetino grasso che mangia gli esseri umani. No? È soggettiva la cosa. Ma io direi che abbiamo detto fin troppe baggianate in questo episodio di Un Disegno Un Minuto. Le abbiamo davvero sparate grandi, gigantesche. E se vi sono piaciuti questi disegnini, questo video in particolare, beh, non scordatevi di mostrare un bel po', ma proprio così tanto amore al pulsante qui sotto a forma di pollice in su. Se no, vi capiterà qualcosa di orrendo a voi e la vostra famiglia. Accendete la campanellina, come dice Sabrina, ricordatevi sempre che questo, grazie per il sonoro, questo era Electric. Boom!